Buongiorno a tutti. Nella mia presentazione ho cercato di mettere in evidenza alcune anche criticità del nostro settore. Ho avuto la fortuna di vivere 25 anni di vita associativa e in 25 anni abbiamo fatto molti studi di settore. Gli studi di settore, come voi sapete, rispondono a una domanda ben precisa: chi siamo? Ecco, forse da oggi in avanti dobbiamo forse ridurre gli studi di settore e spostare la nostra attenzione sul consumatore per rispondere alla domanda: dove stiamo andando? Cosa saremo in futuro? Tengo la suerte di stare nella società di vending per 25 anni e sempre nos preguntábamos a dónde vamos, pero ahora tenemos que pensar a quién nos dirigimos. Scusi, penso che il concetto sia il contrario. Noi abbiamo risposto con gli studi di settore a una domanda: chi siamo? Sì, esatto. Studiando il settore nos hemos preguntado quiénes somos. Adesso dobbiamo rispondere a dónde nos dirigimos. Scusi, allora. Non interverrò più per correggerla. Per cui la centralità del consumatore per una nuova strategia di mercato. Per agevolare il suo lavoro ho inserito anche la traduzione per i nostri amici. Per facilitare il lavoro introdujo le traduzioni. Spero sia più corretta possibile. Che spera che sia lo più corretta possibile. Cos'è il vending oggi? Il vending a tutti gli effetti è catalogato come un canale distributivo accreditato dalla letteratura proprio del marketing. Però è un canale alternativo ai canali tradizionali, per cui ai retail piuttosto che alla grande distribuzione, ed è classificato come canale alternativo al pari dell'e-commerce, della vendita porta a porta, delle televendite, delle vendite su catalogo o per corrispondenza, ma in ogni caso non è un canale tradizionale, non è considerato un canale alternativo. Questo è un concetto che poi vedrete sarà importante riprendere. Il vending è riconosciuto dal cliente finale, ma questo non significa che abbia un'immagine positiva. È riconosciuto perché, essendo canale alternativo, viene comunque oggi riconosciuto come da tutti. Il distributore automatico è un oggetto, sostanzialmente è il servizio o il bene che questo eroga, riconosciuto da tutti. La compresenza del servizio, questo è un concetto importante. Il vending ha un maggiore sviluppo presso le aree private, il cosiddetto vending cautivo, mi sembra che sia il termine in castigliano, per cui luoghi di lavoro e studio, quindi la compresenza con altri canali tradizionali avviene solo in rarissimi, direi, casi. Per cui noi abbiamo questa particolarità, che siamo presenti nel cosiddetto il vending cautivo, ma non abbiamo mai una compresenza. Questo è un concetto, direi, importante, che va rafforzato, che inoltre, per motivazioni contrattuali, laddove ci sia un servizio di ristorazione automatica, esso è fornito da un'unica azienda. Questi sono concetti. La prima domanda è: questa è concorrenza? Abbiamo visto due concetti. Spiego meglio. Questa è concorrenza. Questo è un concetto che vorrei trasmettere, che poi riprendo verso la fine della presentazione. Un distributore automatico, dove qui abbiamo messo nada de nada per 1000 chilometri e nulla di nulla per 1000 chilometri. Questa è concorrenza. Un distributore protetto da appalto, per cui il nostro consumatore direi che non ha delle grosse alternative.
Scusate se ho usato delle immagini abbastanza forti, ma serve per trasmettere un concetto che secondo me è importante. Il fatto che talvolta il cliente non abbia alternative di scelta di servizio rappresenta sicuramente un vantaggio immediato. Firmiamo il nostro contrattino, il nostro appalto e pensiamo che il lavoro sia concluso. Ma in molti casi, paradossalmente, questa protezione, questo appalto, si rileva un ostacolo a medio termine. E poi vedremo il perché. Come sappiamo, il vero motore del miglioramento è la concorrenza, ma la concorrenza vera è quella generata dai consumatori. Questa è la concorrenza alla quale noi dovremmo cercare di mirare. Un altro concetto importante, a mio avviso, è che il vending oggi ha un'offerta che è diretta, parlo sempre del vending, il cosiddetto vending cautivo, comunque vending in aree private, è diretta sempre al solito potenziale consumatore, il quale non sceglie il distributore, ma come si è rilevato dalla ricerca del consumatore, e l'ha ricordato anche il Presidente, si reca al punto vendita per fare una pausa o per socializzare. I prodotti acquistati sono ridotti a poche referenze, con preferenza verso la fascia di basso prezzo. Questo vorrei citare il caffè e l'acqua, che sono i due prodotti che per l'italiano medio non mancano mai in una giornata di lavoro sostanzialmente. Le locazioni non aumentano, ma in alcuni casi diminuiscono, sia il numero di locazioni appunto che in potenziali clienti. L'offerta attuale ha superato la domanda e di conseguenza i prezzi si sono abbassati. Questi sono i chiari sintomi di un mercato maturo, e questo mi riferisco ovviamente al format di mercato attuale, perché evidentemente io sono consapevole e sono sicuro che abbiamo molta più strada da percorrere di quella che abbiamo percorso sin d'ora. Credo comunque che per invertire l'andamento si deve mettere oggi in discussione quello che è stato fatto sino ad oggi. E spero che i nostri amici stiano seguendo anche dalle slide sì. I concetti, magari. Se spera che vosotros podáis seguir las diapositivas. Se logra leer. Bene. Se il messaggio. Bene, casomai mi interrompete. Per cui vendi con l'attuale format, probabilmente mercato maturo. A questo punto andiamo a cercare di rispondere ad alcune domande. Come aumentare i nostri ricavi? Come creare valore? Come essere riconosciuti ed apprezzati dal nostro consumatore? Queste sono le domande sostanzialmente alle quali con le slide successive ho cercato di dare, o comunque di darvi degli spunti e di dare anche qualche risposta. Aumento dei ricavi. Abbiamo visto che solo il 50% degli intervistati, o poco più, usano il distributore automatico. Poi in questo 50% c'è anche chi dichiara di utilizzare il distributore automatico una, due, tre volte al mese. Penso che sia un utilizzatore da. Sì, insomma, non so, probabilmente prenderà degli articoli diversi dai nostri abituali. Di questo 50%, solo il 15-20% sono utilizzatori assidui, che significa che acquistano dal distributore almeno una volta al giorno. Allora, io poi qui ho fatto un dato, ma sono stato sostanzialmente magnanimo, sono stato buono, sulle 1000 persone intervistate dalla recente ricerca di mercato sul consumatore di Confida, solo 150 utilizzano il distributore automatico con frequenza. Gran parte del popolo dei non utilizzatori conoscono il vendi, ma non lo utilizzano per varie ragioni. E la risposta più comune è non c'è una ragione, e questo preoccupa un po', perché effettivamente è una risposta molto, molto vaga, ma i dati parlano molto chiari, molto chiaro. Per aumentare i nostri ricavi risulta evidente che il vending deve mettere in atto una serie di attività di marketing dirette al consumatore per allargare il numero di clienti nelle stesse locazioni ed aumentare le vendite sui clienti già acquisiti.
Questi sono i target, diciamo, e questo è quello che sinteticamente poi rappresenta quello che appena detto. Aumentare il numero dei clienti e massimizzare i consumi sui clienti già acquisiti. Come creare valore? Vabbè, il vending deve fare un cambiamento, questo è un parere mio, se volete anche personale, ma deve passare dal settore tecnico e logistico, anche se non deve abbandonare questa natura, perché come ha ricordato Alessandra, è il nostro gene. Noi siamo partiti dal tecnico, siamo partiti dal distributore, dalla logistica, e abbiamo fatto un percorso dove un mercato era un mercato che la domanda superava l'offerta, per cui abbiamo fatto il nostro bel mercato. Oggi, come abbiamo visto, il settore è maturo, e per cui dobbiamo abbandonare o comunque cercare di spostare il nostro baricentro dal settore tecnico logistico al settore commerciale. Per fare questo l'obiettivo va spostato sul consumatore, il quale è l'unica, e sottolineo l'unica e unica fonte, dalla quale ricavare profitto. Possiamo ricavare profitti sui costi, certamente, ottimizzando i giri dei caricatori, ottimizzando qualsiasi lo stock, eccetera, però il profitto e il valore si ricava dal mercato. E questo è poi... Se saremo in grado di incontrare le esigenze del nostro consumatore, aumenteremo il valore del nostro lavoro. Maggior riconoscimento dal mercato. Le logiche che governano gli acquisti di beni e servizi nei paesi industrializzati sono focalizzate sui dettagli. Questa io l'ho sottolineata, questa parola, perché è molto importante, che fanno la differenza ed indirizzano i consumi su prodotti che in realtà non hanno niente di più di altri, ma dalla scelta di un bar, un ristorante, un'auto, un apparecchio elettronico, tutto si basa su poche cose che in molti casi si riducono a sensazioni, emozioni create ad arte da chi, conoscendo il consumatore, questo è un punto essenziale, trasmette i messaggi ad hoc. Io ricordo le pubblicità delle automobili, dei coach che arrampicano per le montagne, vanno nei deserti, vanno sott'acqua, e queste sono emozioni che suscitano poi nel potenziale consumatore dei messaggi che suscitano delle emozioni. Ecco, il vending deve imparare ed assimilare l'esperienza di settori più competitivi. Non significa sovrapporre le esperienze di altri al nostro settore, ma significa portare a casa qualche esperienza e metterla sul campo. Ritorniamo alla concorrenza. Abbiamo detto appalti, abbiamo detto non abbiamo scelta perché comunque andiamo lì. Se per un momento immaginassimo di poter competere in ogni istante con un bar posizionato a fianco dei nostri distributori, oppure con una batteria di distributori gestiti da un altro operatore, sicuramente la qualità dei nostri prodotti e servizi aumenterebbe. Questa è la sana concorrenza. Capisco che una cosa del genere possa fare un po' paura, ma è così, funziona così. Se c'è un unico ristorante, il cibo è così così, se ce ne sono due, la qualità aumenta, per cui funziona così. Mi dispiace per chi è contro qualsiasi tipo di compresenza sul mercato. Qui ho cercato di mettere un decalogo per il miglioramento, ma non deve essere, non sono 10 comandamenti, sono solo dei suggerimenti, dei consigli. Tracciare il profilo degli utenti della locazione. Usare i dati raccolti per costruire un servizio. Creare un'area break gradevole ed ecosostenibile. Ecosostenibile è quello che il concetto che ha espresso molto bene Alessandra Zamperini. Porre attenzione ai dettagli segnalati dal nostro potenziale consumatore. Valutare ogni commento in maniera molto positiva. Variare l'offerta, cercare di ampliare l'offerta, e io tra parentesi ho messo pausa pranzo, abbiamo visto anche dalla ricerca di mercato che noi siamo presenti in determinate fasce orarie, ma siamo completamente assenti in altre. Usare strumenti evoluti per raggiungere gli obiettivi,
misurare l'incremento delle vendite a fronte delle azioni messe in campo. Questo è un aspetto molto, ma molto importante. Comunque non dimenticare che il fine è sempre quello di aumentare i nostri ricavi. Adesso ve lo metto anche spero che si riesce a leggere, perché come un po' chiara, se puoi leggere. Sì, un po' più chiara. Sì. Ecco, io avrei finito anche perché la mia esposizione era un'esposizione che spero possa creare degli spunti e spero possa trovare dei punti di incontro. Poi ho concluso con questa diapositiva. Questi sono i famosi deputati nordcoreani che si sono addormentati durante il discorso del Presidente. Per cui vedo che nessuno sta dormendo, per cui siete salvi. Grazie a tutti. Le vuoi fare subito o aspetti alla fine? Ti trattieni, Enzo? Domande libere, va bene. Voi quello che io ho da dire lo conoscete, magari gli amici spagnoli no, però certo. Esattamente. Allora, con il decreto legislativo numero 127 del 2015, il Governo ha attuato le previsioni della delega fiscale ricevuta dal Parlamento, introducendo, tra l'altro, la trasmissione telematica dei corrispettivi per il vending. Con il decreto legislativo numero 127 del 5 di agosto del 2015, il Governo ha puesto in marcha le previsioni della delegazione fiscale ricevuta dal Parlamento, introduciendo, entre otras cosas, la transmisión telemática de las recaudaciones para el vending. Esta es la ley. Due sono stati i punti fondamentali di questo comma 2 che è stato introdotto nella norma. Confida è riuscita a far introdurre la frase che dice indicare soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori, che però è stata subito bilanciata dall'agenzia, dove ha detto sicurezza e inalterabilità. Altra vittoria di Confida è stata anche introdurre un rispetto di normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi. Aquí, a partir del apartado 2 del artículo 2 y del año 2017, primero de enero, la grabación electrónica y la transmisión telemática de los datos de las recaudaciones son obligatorias para los sujetos pasivos que efectúan suministros a través de distribuidores automáticos. Con la finalidad de cumplir con la obligación del periodo anterior, según dispone el director de Hacienda, se indican soluciones que permitan no incidir sobre el actual funcionamiento de las máquinas distribuidoras y garantizar, respetando los tiempos estándar de obsolescencia y prórroga de los mismos, la seguridad, la inalterabilidad de los datos de las recaudaciones que obtendrán a través de los operadores. Ovviamente nel corso dei lavori l'Agenzia Italiana ha spinto sull'aspetto sicurezza e inalterabilità dei dati, mentre Confida ha cercato di limitare gli impatti sulla modalità di funzionamento attuale dei sistemi e delle attività che girano intorno al distributore automatico. Evidentemente in questi lavori di negoziazione
entre Hacienda, Confida, se ha puesto énfasis sobre el aspecto de la seguridad y la inalterabilidad de los datos, de las recaudaciones adquiridas por los operadores. Así, una delegación de Confida ha aportado los otros dos conceptos introducidos por la norma, que por una parte la delegación ejerció una presión para obtener una solución que por un lado no fuese demasiado invasora y por otro que fuese compatible con los tiempos estándar de sustitución de los hardware que se tiene en uso. Ahora, durante estos encuentros entre los funcionarios de Hacienda, se examinaron aspectos importantes, como los aspectos técnicos y los modos de funcionamiento para aplicar la norma, pero siempre evitando que el sector vending quede menos afectado por gastos excesivos. Por eso la Comisión de Trabajo, bajo el apoyo de Hacienda, ha puesto en marcha una solución. ¿Cuál es esta solución? Es la de implementar progresivamente este cambio. Por eso es importante... Si è scaricato questo. No, adesso ha preso. È stata prevista quindi l'emanazione di due provvedimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, un primo uscito il 30 giugno e un secondo, su cui stiamo battagliando con i signori di Roma, che prevede una soluzione a regime che è molto più invasiva dal punto di vista hardware. I provvedimenti sono due, ma la soluzione è una, ad implementazione progressiva del tempo. Si inizia dal 1 gennaio 2017 con la trasmissione degli incassi utilizzando per gran parte gli hardware esistenti, ma poi si dovrà purtroppo intervenire con ogni probabilità anche sull'hardware, anche se questo sarà, avremo un termine più ampio che è il 31 dicembre 2022. Se per lo tanto si sta trattando di approvare due misure per parte del direttore di Hacienda. Una de las medidas contiene las técnicas específicas de la llamada solución transitoria, que está propuesta para el 30 de junio del, que fue propuesta para el 30 de julio, junio de 2016. En vez, la segunda medida va a describir la solución definitiva que se está examinando conjuntamente entre la Comisión de Confida y Hacienda. Las medidas son dos. Pero la solución es solamente una, justamente es cómo implementar progresivamente en el tiempo. Se comenzará cuando, a partir del 1 de enero de 2017, con la transmisión de los datos de los cobros, utilizando sustancialmente los hardware ya existentes. Y después, a medida que aumente en los negocios la disponibilidad de los hardware que corresponda a los requisitos definitivos, antes del 31 de diciembre de 2022, se procederá a un ajuste de los dispositivos periféricos existentes. Hay dos maneras de ajustar el hardware. Una es incorporando con la incorporación en la tarjeta electrónica del máster, un sistema de pago o tarjeta máster del distribuidor automático según el protocolo adoptado, que puede ser Executive o MDB, de chip de memoria fiscal. El otro es enlazar un periférico con cifrado seguro que genere y firme el archivo para después enviarlo a Hacienda. Quindi anche qui, prima fase sostanzialmente software, trasmissione del dato rilevato dal master, e seconda fase hardware ancora in corso di negoziazione. Una ricaduta hardware ce l'abbiamo anche in questa prima fase, dove tutte
quelle periferiche, gettoniere, che non trasmettono il dato, dovranno anch'esse essere sostituite. Con Confida stiamo cercando di portare avanti una richiesta anche per questa sola prima fase di credito di imposta, quindi di una agevolazione fiscale per coprire i costi che non sono banali. Siamo arrivati a 50 milioni, la rotonda è 50 che è meglio. Si sta intentando di arrivare a una soluzione con Confida de manera de obtener algunos resultados más satisfactorios en este tema. Y también una contribución de la hacienda pública para los árboles que necesitan ser sustituidos también en la primera fase. Ehi, la pila è andata di questo. Bueno. È finita la pila, abbiamo finito. Chi è che può schiacciare il computer? Avanti! Che non va avanti. Ok. Bene. Il provvedimento della fase transitoria, vabbè, adesso prende. Quindi. Il provvedimento della fase transitoria prevede che i sistemi master devono trasmettere. Devono trasmettere nei pressi del distributore automatico e quindi ogni qualvolta ragionevolmente il distributore sarà rifornito. Non è un obbligo, ma è bene farlo per non perdere dati. I dati che non saranno rilevati e trasmessi per ogni 30 giorni, i sistemi quindi che non trasmettono in 30 giorni, sono obbligatoriamente da mettere in stand-by. Quindi c'è sostanzialmente in questo modo introdotto un obbligo di trasmissione almeno una volta al mese. Ad essere trasmessi sono alcune delle informazioni contenute nella tabella di protocollo di rilevazione EVA DTS. Se parliamo della fase transitoria, la medida che ha adottato dicha soluzione, che ha adottato transitoria e regolamentata, è l'obbligazione per la quale nell'apartato 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 127 del 2015 que se recuerda tendrá que ser llevada a cabo desde el 1 de enero de 2017, transmitiendo así todo lo registrado por los sistemas master, como dicho sistema de pago o tarjetas de los distribuidores automáticos mismos, con un periférico. O sea, serán transmitidos los datos con un periférico asignado a quienes, a los encargados de la suministración a los distribuidores automáticos, y esta transmisión se realizará en las inmediaciones de los distribuidores automáticos y cada vez que se aprovisione el distribuidor. Los distribuidores cuyos datos no estén actualizados y transmitidos en un máximo de 30 días quedarán en estado inactivo en el registro de contribuyentes, que serán enviados a Hacienda, y la primera transmisión los reactivará automáticamente. Y serán enviadas ¿qué informaciones? La información enviada serán algunas contenidas en la tabla, EVA DTS. Quali sono le conseguenze? Per obbligo, tutti i distributori che saranno equipaggiati con sistemi che accettano mezzi di pagamento, compresi i totem, dovranno essere censiti e la relativa anagrafica completa della geolocalizzazione dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate. Il sistema master di tutti i DA equipaggiati con sistemi che accettano mezzi di pagamento dovrà essere configurato per produrre i dati EVA DTS da trasmetterli e mandarli alla periferica in possesso dell'addetto al rifornimento, che a sua volta li ritrasmetterà al server dell'Agenzia delle Entrate. Ognuno dei caricatori dovrà dunque necessariamente avere una periferica per rilevare e trasmettere. Si dovranno geolocalizzare i distributori automatici. Sui DA dovrà essere ben apposto, ben visibile, uno speciale bollino che attesterà la fiscalizzazione del DA al lato. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de la fase transitoria. Todos los distribuidores automáticos dotados con sistemas que acepten medios de pago
incluyendo los tótem de recarga de llaves, tendrán que estar registrados y el relativo registro de datos, incluyendo la geolocalización de los distribuidores, tendrá que ser enviado a Hacienda. El sistema master de todos los distribuidores dotados con sistemas que acepten medios de pago tendrá que ser configurado para producir los datos EVA-D, para transmitir y enviarlos al dispositivo que poseerá la persona encargada del suministro, de la reposición, que a su vez los retransmitirá a los servidores de Hacienda. Cada uno de los ARD, que serían los encargados de abastecer los distribuidores, por lo tanto tendrá que tener necesariamente un periférico para registrar y para transmitir. Se tendrán también que geolocalizar los distribuidores automáticos y sobre estos distribuidores deberá colocarse de manera bien visible, bien clara, un letrero especial para certificar la fiscalización de dichos distribuidores automáticos. Bene o male tutti adesso sapete, perché l'abbiamo ben studiato, come si dovrà provvedere a questa trasmissione. A fare tutto il lavoro sono quindi le periferiche in mano agli addetti al rifornimento, dove i nostri amici sviluppatori di software ci daranno prima o poi un software che giri sui palmari in modo da fare le prove. Va bene, non rispondo. Poi dopo, quando mi fai la domanda, ti rispondo. Sì, effettivamente l'agenzia è abbastanza indietro nel fare le prove, però diciamo che tutte queste trasmissioni vanno sul palmare, è il palmare che in questo o la periferica o il telefonino, a seconda delle soluzioni adottate, che firma, sigilla e trasmette il software. La trasmissione deve avvenire nei pressi di dove è rilevato il dato e nel primo momento utile possibile, quindi non si potranno più fare trasmissioni da ufficio. Per altri campi, ma è un momento anche per spiegare delle cose. Ho sentito voci che si diceva che si continuava a trasmettere ad ufficio i dati rilevati con la chiave portata. No, non è possibile farlo. Dimenticatevi di usare i sistemi che scaricano i dati sulla chiave e poi fai la trasmissione dall'ufficio. La trasmissione va fatta nei pressi del distributore automatico. La comunicación va siendo, se va a transmitir. No, questa era per gli italiani, perché. Prego. Sí, que la transmisión va a ser transmitida cerca de los distribuidores automáticos. Vada con la leggenda. Ah, vale. Bueno, aquí vamos a ver los modos de transmisión. El sistema master de los distribuidores automáticos, que es un sistema de pago o ficha electrónica de los distribuidores, tendrá que transmitir a un periférico de dirección algunos datos de una tabla, la tabla EVA-DTS. Esta transmisión a Hacienda se realizará ¿desde dónde? Desde un periférico de estos ARD, el cual unirá a los datos las coordenadas GPS del punto desde donde se transmiten y también sellará el dato en transmisión colocando la firma electrónica digital del gestor. El periférico de transmisión dispondrá de un software cifrado con la firma digital del propietario del mismo, que por lo tanto será responsable de su integridad. Dejando a un lado por un momento los datos a transmitir, hay que evidenciar cómo el primer control que razonablemente hará Hacienda es la coherencia del lugar de la transmisión del dato, que tiene que estar cerca de aproximadamente 50-100 metros y
del momento en el cual la misma se va a transmitir. Questa è la lista dei campi della tabella EVA-DTS da trasmettere. Inutile leggerli, sostanzialmente sono i dati di venduto e incassato del periodo e il totale progressivo, più i dati della rilevazione precedente per garantire che non venga omessa nessuna rilevazione tra l'una e l'altra. Bueno, aquí podemos ver los campos della tabla EVA DTS che hay que transmitir. Es un útil bueno, leer a todo, pero sí, no sé, si se prefiere puedo leerlo, sí, puedo decir de qué se trata cada campo. Son los datos de los incassos y de los vendidos. Clave, moneda y o tarjeta de crédito y otros. Total de periodo y total progresivo. Y también información sobre la relevación precedente para garantizar una continuación y coherencia de los datos. Un'altra cosa che si deve fare, come tutti lo sapete, è comunicare all'agenzia le anagrafiche. Anche qui ancora niente servizi. È l'unico che c'è. E che cavolo le mando a fare? Vabbè. Questo invio di anagrafiche all'agenzia consentirà a noi di stampare le etichette dei punti vendita. L'unico motivo valido per mandarle ora è forse cominciare ad attaccare le etichette. Queste etichette dovranno essere attaccate dovunque ci sia una gettoniera, un sistema di pagamento. Da notare che il QR code, come tutti sapete, sarà leggibile o conterrà direttamente un reindirizzamento a un sito web dell'Agenzia delle Entrate, in modo tale che chiunque con uno smartphone o con una periferica elettronica possa verificare, avendo la risposta dal sito dell'Agenzia delle Entrate, se quella macchina è regolarmente censita, è nel posto giusto y transmite regularmente. Prego. Aquí tenemos el registro de datos. Este documento relativo a la solución transitoria prevé también que frente a la transmisión de cada uno de los datos maestros relativos al distribuidor, Hacienda extenderá un código, el QR, que deberá estar en el interior de una etiqueta especial expuesta sobre el distribuidor. Dotado este de un sistema de pago, ya sea por fichas, bloques, tarjetas de crédito, aceptador de fichas, lector de tarjetas, obliterador, etc. Esta es la etiqueta de ejemplo, la que podemos ver aquí en la pantalla, cuyo aspecto está aún por definir. A la misma, a esta misma etiqueta, se le agregarán informaciones relativas a la razón social del gestor, el progresivo del distribuidor automático instalado en la sede del cliente. Es de considerar que el QR, el código, podrá ser leído con una aplicación especial que será otorgada por Hacienda, que permitirá a quien quiera verificar el distribuidor automático si está regularmente fiscalizado y también transmitir las recaudaciones. O en el caso que sea silencioso o si está en descanso, que es una obligación obligatoria para que un distribuidor esté en acción, y puede ser transmitir. No puede dejar de transmitir datos por más de 30 días. Allora, qua vi confermo che l'agenzia ha dichiarato anche nuovamente che per i primi 6 mesi sarà più tollerante, anche perché considerato che non è che quelli di Sogei sta andando molto dietro e quindi i dati per fortuna saranno un po' più tolleranti. Dopodiché è lecito aspettarsi una campagna di controllo sul territorio della fiscalizzazione dei distributori. E qui c'è un punto che mi preme sottolineare di nuovo. Non tutto quello che è incassato può e deve diventare corrispettivi.
E quindi il documento prevede che, e lo ribadirà anche il secondo documento di emanazione, che ci sia un prospetto che chiamano chiusura di cassa, che faccia il raccordo tra quanto trasmesso e quanto annotato come corrispettivo. È chiaro che se esiste la necessità di tipicamente diminuire il valore del venduto a chiave e del venduto a moneta rispetto al corrispettivo, non potrai sostituire con le rilevazioni elettroniche il registro dei corrispettivi come è previsto dalla norma sulla fatturazione elettronica, ma dovrai tenerlo, a meno che non decidi di fregartene e pagare le tasse anche su quello. Alla peggio lo segni e paghi le imposte. Se hai 10 prove puoi anche evitare di tenere due registri, se ce ne hai 2.000, 5.000 magari tieni il registro. Prego. Bueno, vamos a ver aquí el contacto con Hacienda. Hacienda declaró que desde el primer momento, que en los primeros meses de aplicación, tendrá una actitud más tolerante, pero que sucesivamente pondrá su atención sobre las anomalías y sobre las desviaciones de los normales promedios, que observará en las transmisiones de todas las empresas de gestión. Esta está además prevista una campaña de control sobre el territorio, sobre la regular fiscalización de los distribuidores automáticos a cargo de los agentes territoriales. Hacienda sabe bien que no todo el cobro que los sistemas transmiten es el recaudado. Existen, de hecho, partidas para ponerse de acuerdo, tales como robos, déficit, pruebas, etc. El documento en emanación prevé de hecho que el contribuyente tenga un prospecto que pueda recapitular periódicamente la relación entre lo transmitido y lo anotado como recaudación, o mejor declarado, ya que la transmisión sustituye la teneduría del registro de recaudaciones. Sulla fase regime andrò veloce perché stiamo ancora discutendo, quindi sostanzialmente si tratterà di mettere un hardware fiscalizzato. Alla fine la gettoniera o il blocchetto saranno il registratore di cassa del distributore automatico. E l'agenzia ci ha chiesto, però non è che siamo molto d'accordo, che rilascino anche una sorta di ricevuta fiscale elettronica. So che in Catalunya hanno nessun obbligo di rilasciare un recibo cartaceo, che gestire la carta sul distributore automatico ci mancava solo quella. Forse se dobbiamo proprio rilasciare una ricevuta, la ricevuta elettronica su Bluetooth è forse un po' meglio che gestire la stampante, eccetera. Però è chiaro da dove hanno preso l'idea, questa volta l'hanno presa da voi, quindi a questo punto siamo come negoziazione. Il prossimo incontro ci sarà probabilmente nel mese di ottobre, o no Michele? Vedremo, e come abbiamo notizie ovviamente Confida vi aggiornerà su quelle che sono le cose che questi signori ci stanno imponendo o che riusciremo ad evitare. Grazie a tutti. Para terminar, en español, vamos a ver qué pasa con la fase a régimen, que es la segunda fase. Esta fase, como la define Hacienda, la solución a régimen, entrará en vigor a partir del 31 de diciembre de 2021. En la primera propuesta formulada por Hacienda, la Comisión de Confida, me parece mucho más invasiva, si bien por un lado va siguiendo las líneas de la primera fase. Hacienda, de hecho, ha propuesto un documento que prevé, entre otras cosas, la instalación en el interior de los distribuidores automáticos de un hardware que por un lado memorice de manera segura los archivos en el interior del distribuidor automático, pero al mismo tiempo
deja al usuario interesado un tipo de recibo electrónico por Bluetooth. El grupo de contacto de Confida ha subrayado, por un lado, cómo la memorización segura no tiene que ocurrir necesariamente en el interior de los distribuidores automáticos, con consiguientes mayores costos en el hardware. Una vez que el archivo ha sido sellado de manera segura, el mismo podrá estar memorizado en las empresas privadas, siendo este archivo inmodificable. Por otra parte, como la emisión del recibo electrónico es conceptualmente alternativo en el complejo sistema de comunicación segura, que está prevista por el documento de Hacienda motivado por el coloquio entre sistema máster y periférico fiscal. El trabajo continúa con el objetivo de minimizar al máximo el impacto de esta solución que se basa sobre sistemas hardware. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Domande agli italiani? Ah, sì. Me imagino que en la negociación o en las charlas que habéis tenido con la Hacienda italiana, seguro que la Hacienda ha pensado en las sanciones que puedan tener las empresas de vending que no cumplan cualquiera de estos requisitos, o el envío de la información, o la identificación de la máquina. Pero en ese sentido, ¿hay previstas también sanciones para los clientes finales que admitan la instalación de máquinas sin identificar? Al momento no, por ahora no. Y no están prevedidas sanciones especiales, esto lo he dicho por los italianos, no están prevedidas sanciones especiales. Las sanciones son las mismas de la falta de emisión de recibo para la normal tienda. Y esto significa que las sanciones son las mismas previstas para la mancata emisión de scontrini. Quindi son bastante pesantes. Primo scontrino, multa, secondo scontrino, multa, terzo scontrino, te chiudono. Vai a sapere se ti chiudono la macchina o tutto, che possiamo immaginare cosa significa per tante aziende. Però non avendo previsto una sanzione specifica, l'impianto sanzionatorio è quello di default della ricevuta fiscale scontrino elettronico. Attenzione quindi, per lo amico spagnolo, no estando prevista una sanción especial, esta sanción es la misma que en Italia está prevista para la falta de emisión de recibo de las tiendas normales, que es una vez sanción, dinero, la segunda vez mucho más dinero, la tercera un día de cierre y después cierra más grande. Si te cierra una máquina, bien, si te cierra toda la empresa por un día, eso es un desastre, pero es Italia. ¿Altre domande? Su, forza, non ci credo, mi sono arrivate più domande per telefono in questi giorni che è mai possibile aver risposto a tutto. Coraje, preguntas, dice che ha ricevuto tante preguntas por via elettronica, che se qualcuno di voi quiere hacer alguna pregunta más, che non hay problema. Va bene, se non avete niente da domandare possiamo andare a vedere Firenze. Grazie. Buenas tardes a todos. Como sabéis, me hace muchísima ilusión poder participar en este evento de Vending Florence, que por su formato es único, y además participar como ponente a petición de los presidentes de ANEDA y de Confida, Piero y Raúl. Agradecerles sus amables palabras, que como bien sabéis no merezco, y me han pedido que hable de la relación del vending saludable
y la verdad, vais a ver cómo después de la charla espero haberos convencido de que todos los productos son saludables y de lo que debemos realmente hablar es de hábitos de vida saludables. Bueno, lui è molto felice di poter essere qui a spiegare un argomento che è stato molto richiesto, che è sui prodotti vending, che sono prodotti che lui vi confermerà sono salutari. Como veréis, puede parecer rompedor, ¿vale? Pero creemos que debe ser un poco el camino que debe tomar la distribución automática. Debemos dar un paso más al frente y realmente creérnoslo entre todos juntos y ver que no puede ser que nos estén criminalizando como industria, como canal de distribución. Sí, qua señala cómo puede ser positivo informar de que estos productos son saludables. Che dobbiamo fare un passo avanti, che non possiamo essere discriminati come chi offre prodotti di bassa qualità, anzi sempre in più dovremo vedere come vengono incorporati prodotti salutari. E come decimos sempre, al final è il tempo il che dà e quita ragioni. Come si dice sempre, si dice il tempo è quello che darà la soluzione e ci darà la ragione a noi. A nivel de reflexiones es por qué se ha elaborado este vídeo, a quién va dirigido, porque va dirigido a varios perfiles, qué hacen algunos fabricantes, saber si es problema de producto o de canal de distribución, veremos algunos ejemplos que son realmente escandalosos, la educación debemos recordar que es responsabilidad de los padres, aunque muchas veces la cedan a la administración o a las escuelas. Querremos demostrar también que el vending no engorda, y para ello tenemos el ejemplo japonés, que al final veremos. Y finalizaremos con lo que nosotros entendemos cuál debería ser la propuesta del vending. Aquí tenemos reflexiones, y una de las preguntas es... Qui abbiamo delle riflessioni e una delle domande: perché questo video? A chi va rivolto? Cosa fanno alcuni dei fabbricanti? Qual è il problema del prodotto o un problema di canale di distribuzione? Poi si vedranno qualche esempio un po' scandalosi, poi si parlerà dell'educazione e responsabilità dei genitori, anche se qualcuno delega la responsabilità ai centri, ai altri servizi, alle scuole. E poi un'altra domanda importante è: il vending ingrassa, fa ingrassare? Allora si parlerà poi di questo esempio giapponese. E per ultimo questa domanda: quale dovrebbe essere la proposta del vending? Este video se ha realizado porque debemos hablar claro y manifestar que no queremos que nos criminalicen como industria, porque algunos fabricantes no nos respetan como canal de distribución, porque debemos eliminar el sanbenito de que el vending engorda y porque al final estamos diciendo la verdad, aunque a veces duela escucharla. Allora, perché questo video? Perché dobbiamo parlare chiaro e manifestare che non vogliamo essere criminalizzati come un'industria, perché qualche fabbricante non ci rispetta come un canale di distribuzione, perché dobbiamo eliminare il sanbenito di che il vending engorda, cioè l'idea di che il vending ingrassi, e perché, diciamo la verità, anche a volte possa farci del male ascoltarla. A la administración pública no queremos que nos discriminen. Para la administración pública el vending es un canal de distribución fácil de agredir porque no somos muy representativos. Possiamo dire l'amministrazione pubblica niente di discriminazione, perché l'amministrazione pubblica il vending è un canale di distribuzione facile da aggredire perché non siamo molto rappresentati. A los responsables educativos también. Nos culpan de ofrecer productos que dicen no ser saludables, pero ellos deben velar por ofrecer otras soluciones como aumentar la práctica del deporte en las escuelas. Lo fácil es criminalizar al vending y no ponerse las pilas y realmente fomentar los hábitos de vida saludables.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? La responsabilità della istruzione. Ci colpano di offrire prodotti che dicono non essere salutari, però loro devono pensare a offrire delle soluzioni e come aumentare, per esempio, la pratica dello sport nelle scuole. Perciò è anche importante questo, perché i prodotti sono validi, però anche se vengono abbinati con lo sport, con quello che mangiamo, con la quantità anche che mangiamo. ¿Qué queremos de los fabricantes de productos? Que nos defiendan y dejen de mirar a otro lado. Estoy hablando, ya no voy a hablar marcas, pero algunos fabricantes de refrescos, snacks. Porque si conseguimos que se asusten, entre comillas, y que nos vean realmente como industria fuerte y que nos sabemos y podemos defender, les demostraremos que realmente o están con nosotros o están contra nosotros. Y si están contra nosotros, lo que vamos a hacer es intentar, yo ya me conocéis algunos, soy bastante extremista, pero si está un producto prohibido en una máquina de vending, debe estar prohibido en el canal de alimentación en general. Allora, ai fabbricanti dei prodotti, diciamo che ci difendano e che non siano indifferenti verso di noi, perché se riusciamo a far paura a loro, se riusciamo a che loro possano vederci preparati, sarà importante per difenderci dell'amministrazione. Invece, se si proibisce il vending, dovrebbe anche proibirsi gli stessi prodotti, quelli che si vendono nei supermercati. Perché fare il divieto a noi e non ai supermercati, dove sono gli stessi prodotti. Los clientes. Esta mañana hemos tenido la suerte y la gran oportunidad, gracias a Alessandra, de visitar una empresa con varios distribuidores automáticos. Entonces, creo que al final el cliente es el que debe elegir qué productos deben haber, como hemos visto. Pero muchas veces, y no hablo por este cliente, pero muchas veces ellos lo que hacen es decirnos a los operadores de vending, debes poner solo productos saludables, porque nosotros velamos por la salud de nuestros empleados. Se rasgan las vestiduras y dicen que ellos velan por la salud de los empleados. Me parece muy bien, pero a lo mejor también tendrían que fomentar que hicieran más deporte los empleados o rebajar el importe de los productos bajos en grasa, bajos en azúcar y que los subvencionaran. En vez de esperar la famosa y típica comisión o canon, que subvencionaran estos artículos si realmente están tan preocupados por la salud de sus empleados. Esatto, se nelle aziende si preoccupano per la salute degli impiegati, allora cosa si dovrebbe fare? Prima, cercare di insistere sull'importanza dello sport, di avere questi prodotti, salutare nelle macchinette, però anche i prezzi dovrebbero andare incontro a noi, diciamo a chi gestisce queste macchinette, perché ci siano questi prodotti salutare anche a più basso costo. Al final hay dos ejemplos prácticos, por eso lo estábamos comentando. Hace años en Francia, Coca-Cola, para dar ejemplo, consiguió que se prohibieran las máquinas de refrescos en los colegios. Ellos dieron el placer porque era lo más fácil para ellos. Y me consta también que la industria del dulce en Italia está haciendo un poco lo mismo, es decir, dejar que eliminen los distribuidores automáticos de las escuelas, porque para ellos nosotros somos realmente muy pequeños. Si prohíben el comercializar sus productos solo en máquinas de vending, el pedazo de pastel es lo que llaman los americanos peanuts, es nada. En cambio, este mismo producto, en lo que es gran consumo, ahí sí que se preocuparían. Certo, diciamo cosa hanno fatto a fare alcuni produttori. La Coca-Cola in Francia è una soluzione che da anni hanno proibito nelle macchine vending nelle scuole,
e poi anche l'industria del dolciume in Italia. La soluzione che propongono è raccomandare che non ci siano macchine vending nelle scuole, sicuramente perché c'è qualche interesse, perché di queste macchinette possono ricavare sicuramente poco invece di poca quantità, invece si comprassero altri prodotti forse ricaverebbero più soldi. Lo que decíamos antes, al final para los fabricantes somos muy pequeños y no les afecta en la actualidad en su cuenta de resultados. Infatti per i fabbricanti siamo molto piccoli e per questo non incide nei conti dei risultati. Entonces la reflexión es, ¿un refresco con azúcar engorda solo si lo compramos en una máquina de vending? Si ese mismo refresco lo compramos en un cine, ¿no engorda tanto? E allora questa riflessione ci facciamo, un refresco, una bibita con lo zucchero, ingrassa così tanto se lo compriamo da una macchina vending o è lo stesso rinfresco, se lo compriamo al cinema non ingrassa, ingrassa di più, ingrassa di meno? Allora si fa la comparazione con lo stesso prodotto, perché viene recriminato questa compra di questo prodotto con una macchina vending e non un prodotto che possa essere comprato in un negozio del cinema, in un negozio qualunque che non sia del vending. Otra reflexión a nivel de ejemplos escandalosos son, por ejemplo, en los cines. En los cines, por ejemplo, vas con tus hijos a ver Buscando a Nemo, una película de Disney, edad media 8 o 10 años, y no pasa nada. Y los refrescos con azúcar, ¿vale? El tamaño es XXL. O las popcorn, el tamaño también es XXL y con muchísima sal. Ahí la administración pública no se escandaliza. Si andiamo, si portiamo i bambini, i nostri figli al cinema e ci chiedono il DNI, ma per esempio quando vediamo che questi genitori comprano ai bambini, ai loro bambini, dei pacchi pieni di patatine con tanto sale o dei dolciumi con tanto zucchero, non si scandalizzano. E allora questa è una riflessione, perché? A volte sì, con noi, e invece in questi casi nessuno si scandalizza e è permesso. Lo mismo che in los negocios de alimentación tradicional o grandi superficies. E lo stesso accade nei negozi tradizionali che hanno grandi superfici. O ya lo che parece surrealista è in las tiendas de golosinas. Es decir, en las escuelas deben estar prohibidas las máquinas de vending porque hay menores de edad. Puede ser. Pero ese mismo producto lo pueden consumir en tiendas de golosinas, muy habituales en España. Entonces mi reflexión es la siguiente. Si en el vending un menor de edad no puede consumir, ¿por qué a este menor de edad no le piden la carta de identidad cuando va a una tienda de golosinas o cuando va a una gran superficie a comprar? Ecco, infatti in Spagna i bambini sono grandi consumatori di dolciumi e quando vanno a comprare non chiedono la carta d'identità al bambino perché compra la caramella, il dolce. Invece nelle macchine vending è proibito. Allora perché questa differenza? E soprattutto dei dolciumi e rinfreschi, perché sono più salutari se si vendono in un grande spazio, in un supermercato, e perché no con una macchina di vending? Perché questa differenza? Al final utilizzano lo che nosotros chiamiamo la tecnica del cumplimiento. Cumplo e miento. Quedar bien con la gente. Se ha entendido, no? No falta. Al final la educación es responsabilidad de los progenitores, de los padres, pero lo que decíamos antes, traspasan la responsabilidad a las escuelas y por ende a la administración. En las escuelas enseñan la pirámide nutricional. ¿Alguien la entiende? O sea, es muy bonito, la cuelgan en todas las escuelas, pero ¿realmente alguien la entiende?
Di solito si passa la responsabilità sull'alimentazione, i genitori danno la responsabilità alle scuole, agli insegnanti, all'amministrazione, e poi nelle scuole insegnano questa piramide nutrizionale. Ma qualcuno capisce il significato di questa piramide? È bellissima, ma al final los bambinos, los niños, si les puedes dar todas las fotografías que tengas. Tú vas a buscar en internet la pirámide nutricional, hay 100.000 fotografías distintas. Pero lo que han de fomentar, bajo nuestro punto de vista, son los hábitos de vida saludables. Possiamo vedere tutta questa teoria, diciamo, di piramide nutrizionale, però quello che soprattutto si deve dare forza è sull'abito dell'alimentazione, come nutrirci. Y nosotros estamos y estaremos siempre en contra de prohibir. Nosotros apostamos por dar libertad al consumidor y que sea él el que elija. Noi siamo in contro alla proibizione, invece diamo libertà perché la persona abbia la scelta, che sia lui stesso che decida su quello che consume. Perché al final, se il consumidor non encuentra il prodotto in nostro canal, irà a altro canal di maggior facilità per comprarlo e consumirlo. Perché se il consumatore non trova il prodotto nei nostri distributori, lo troverà in un altro posto, in un altro canale di distribuzione. Otra reflexión importante es saber cuántas ingestas se realizan en una semana. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda 5 ingestas al día, con lo cual 5 ingestas por 7 días son 35 ingestas. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál la cantidad de volte que mangiamo al giorno? Secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, che cosa raccomanda? Mangiare al giorno, fare una prima colazione, a metà del mattino un'altra volta mangiare qualcosa, poi il pranzo, poi fare la merenda e una cena. Perciò quante volte mangiamo? Se facciamo 5 per 7 sono 35 volte alla settimana. Esatto. Facile. ¿Cuántas posibilidades de consumir en vending hay a la semana? Entre 10 y 15 como máximo. ¿Por qué? Porque los sábados y domingos no van a la escuela, no hay máquinas que vending que los engorden. El desayuno se hace en casa. A media mañana sí que es posible acceder, lo contemplamos. Comida puede ser, lo contemplamos. Merienda normalmente no, pero podría ser. Con lo cual estamos hablando de entre 10 y máximo 15 ingestas. Y al final yo he escuchado un poco que el vending es el responsable de que los niños engorden en las escuelas. Es surrealista. Al final lo que pretendemos es dar herramientas a los operadores para defenderse de este tipo de agresiones por parte de la administración pública. Se il distributore automatico è nella scuola, possiamo vedere che sabato e domenica i bambini non vanno a scuola, perciò non ingeriscono nessun tipo di prodotto vending, e nemmeno in certi orari del giorno. Per questo non possono recriminare che il vending sia responsabile del problema di salute del bambino che ingrassa, del bambino obeso. E una riflessione che credo che anche sia interessante. Es los sábados y domingos, creo que no hay ninguna restricción para que los menores de edad entren en los fast food. Sembra que sea, si sappia que sábado y domenica no ci sia nessuna restrizione perché i bambini possano entrare a un fast food. Entonces, ¿por qué nos criminalizan? Porque les sale gratis. Van a por el débil. Allora, perché veniamo criminalizzati? Perché vanno perché è gratis, perché è gratuito, e vanno a giustamente giudicare al più debole. E lo peor è che la società lo admite e lo dà per buono. La cosa peggiore è che la società lo ammette e dice di sì, accetta questa critica. Para defendernos también podríamos hablar del caso japonés. Ante todo me disculpo porque no tengo el dato de Italia, pero me comprometo a facilitaroslo con posterioridad a través de Confida. Entonces, ¿cuál es el caso japonés?
Estos son los datos de obesidad como factor de riesgo de mortalidad en la población mayor de 20 años, según la OMS. ¿Vale? ¿Veis distintos países? Qua si possono osservare diverse nazioni e si parla dei dati sull'obesità come fattore del rischio per la mortalità nella popolazione di persone più, che hanno un'età superiore a 20 anni. Questo è uno studio che ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Salute. E qui abbiamo i dati di macchine vending per abitante. ¿Vale? En Japón hay 43 máquinas de vending por cada 1000 habitantes, en Estados Unidos 17 y en España 6. Qui possiamo vedere la quantità di macchina vending per abitanti. Possiamo vedere la differenza tra Giappone, Stati Uniti e Spagna. In Giappone 43 macchine per ogni 1000 abitanti, Stati Uniti 17 meno, e Spagna ancora meno, 6 macchine per ogni 1000 abitanti. Perciò si vede bene la grande differenza tra il Giappone e la Spagna. Con lo cual no existe correlación alguna entre vending y obesidad, porque analizando los datos anteriores se pone de manifiesto que el vending no tiene vinculación directa con la obesidad. El país líder en implantación de máquinas expendedoras, que es Japón, tiene uno de los guarismos más bajos del globo en materia de obesidad. Allora se possiamo analizzare questi dati precedenti, si può vedere come il vending non c'è una relazione diretta tra l'obesità, perché il paese, la nazione leader che ha queste macchine spedizioni ha una popolazione molto alta e in poco spazio. Comunque sono un posto dove ci sono meno quantità, sono risultati più bassi di obesità che troviamo sull'argomento obesità giustamente nel Giappone, nonostante questa quantità di macchina vending che loro hanno, che è un percentuale evidentemente molto più alto di quello che esiste in Spagna. ¿Cuál debe ser o creemos debe ser la propuesta de nuestro canal de distribución, de nuestra industria, el vending? Exigir un mínimo de productos bajos en grasas y azúcares, por ejemplo, un 30% en las máquinas de snacks. En algunos casos, de especial sensibilidad, pudiendo alcanzar el 70%. ¿Por qué lo ponemos en porcentaje? Porque al final, todos los que estamos aquí presentes, todos los que formamos parte de la industria del vending, sabemos que la posibilidad de crecimiento, entre otras, viene dada por las máquinas de snacks, en muchas derivaciones, pero las máquinas de snacks nos van a ayudar a crecer. Como a la administración pública le dé por prohibirlas o poner productos 100% considerados saludables, es decir, sin azúcar, sin grasa, bla, 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 vamos a tener un problema, porque al final se trata de un negocio y ha de ser un negocio rentable, si no, no vamos a poner máquinas, con lo cual tenemos la inquietud o el miedo a que nos puedan estar vetando nuestro crecimiento. Es importante che se analizziamo quello che consumiamo con queste macchine, è importante che non dicano bueno, questo non è salutare, perché sennò diminuirebbe il consumo di questi prodotti e allora anche il vending è un negozio, perciò non sarebbe positivo per l'andamento economico del vending. Hablar claro también con nuestros interlocutores respecto al trato injusto que recibe el vending respecto a otros canales de distribución. Que no nos traspasen la responsabilidad de la administración a la industria del vending, como hemos demostrado en algún ejemplo. Y al final, y creo que, no creo, afirmo que por eso se ha hecho el vídeo, es los operadores de vending debemos pedir ayuda o amparo a las asociaciones nacionales, tales como Confida o Aneda, para disponer de herramientas con las que evangelizar sobre esta realidad. Al final, todo esto son herramientas para nosotros poder ir a nuestros clientes y explicarles el por qué solo les vamos a poner un 30% de productos bajos en grasos, bajos en calorías, y además también les vamos a contar que realmente
nosotros no vamos engordando a sus empleados o a los alumnos de las escuelas. Allora, senti, sì, possiamo parlare chiaro ai nostri interlocutori riguardo all'ingiusto giudizio che riceve il Vending riguardo altri canali di distribuzione. Non devono passarci a noi la responsabilità dell'amministrazione o dell'industria del Vending. Gli operatori del Vending devono chiedere aiuto alle associazioni nazionali come Confida e Aneda per disporre di strumenti con le quali poter evangelizzare sopra questa realtà, per far conoscere questi prodotti, per far conoscere che anche un 30% dei prodotti che offre Vending sono tutti prodotti salutari. Pues nada más, tendréis a vuestra disposición esta presentación por si os puede servir y os es de utilidad. Muchísimas gracias. Questo ultimo materiale è a disposizione di voi quando lo volete, perciò se lo volete qui. Grazie. Se ci sono interventi o qualche domanda o richiesta, pregunta, hai alguna pregunta? Volentieri. No, siete meravigliosi perché seduti 3 ore è una cosa non facile. Però questo sta anche a significare che quello di cui abbiamo parlato oggi è qualcosa che inchioda alle sedie gli operatori del vending. Vuol dire che non abbiamo parlato di cose inutili, ma di cose che possono e che interessano gli italiani, gli operatori italiani, gli operatori spagnoli e sono certo anche gli operatori francesi e anche se non lo dicono ai tedeschi. Sorridiamo perché. Okay. E quindi voglio dire, sono argomenti che indubbiamente possono e io dico si debbono portare avanti in modo trasversale. Fare una sintesi del pomeriggio di oggi è impossibile per 2 motivi. Il primo perché io non sono una persona di sintesi e quindi non sono in grado di fare sintesi. Qualcuno dice taglia. Okay. L'altro discorso è che quando fai sintesi ti focalizzi su un aspetto, su pochi aspetti, quando invece i relatori sono stati meravigliosi, sono stati diciamo veramente convincenti e comunque comunicativi e pertanto non diciamo nulla, lasciamo che abbiano detto loro, nel senso che lasciamo questo capitolo di libro scritto come loro l'hanno scritto. E quello che mi auguro è che questo sia il primo capitolo di un libro che si andrà a scrivere anno dopo anno. Quello che posso così farmi tentare nel sottolineare è questo. Luca Adriani ci ha detto che il mercato del vending in Italia è il 5% rispetto al fatturato del mondo della consumazione alimentare fuori casa. Lui non ha detto queste cifre, ma in quello che lui ha detto questo. Per cui le tecnologie del vending hanno un mercato da esplorare, hanno, diciamo così, un territorio sul quale potersi andare a confrontare e a prendere dello spazio. E quindi è un invito che lui ha fatto veramente forte, andare a recuperare uno spazio molto importante per quanto riguarda gli operatori. Il rischio è che, io lo so che lui ha detto in nostra associazione, non l'ha detto forse oggi, ma sta nelle cose che lui ha detto, è il fatto che se voi operatori, se gli operatori del vending non fanno questi, ci saranno altri operatori di altri settori che verranno in casa del vending. E quindi è una necessità che gli operatori del vending vadano nella direzione di innovare, nella direzione di andare a scoprire i nuovi mercati. E questo è uno dei tanti capitoli che verrà scritto nel libro che insieme a Neda e Confida, spero non solo, scriveranno. L'altro aspetto è questo. Dall'intervento ultimo, non cito l'intervento di Tartaro perché è un intervento molto, molto tecnico e
come lui non lo sa dire nessuno e poi in questo momento è molto italiano, se vogliamo, ma può presentare degli spunti interessanti per anche la Spagna. Ma ecco, quello che io dico è questo, dall'intervento di Xavi, è emerso questo, se il vending può rimanere ancora con un atteggiamento che lo ha caratterizzato in questi anni, vale a dire l'atteggiamento di ciascuno va a prendersi quello che può andare a prendere, ciascuno ha in tasca la propria soluzione presso il cliente, presso il consumatore, o se invece è necessario, indispensabile, una risposta di insieme. Io capisco che nel bilancio italiano e nel bilancio europeo la spesa sanitaria è la spesa più importante, ma è veramente incomprensibile, è veramente un falso il fatto che questo, diciamo, recupero di risorse finanziarie qualcuno pensi che passi esclusivamente attraverso il vending. Xavi ha descritto molto bene, ma e quindi voglio dire, non voglio andare a ripetere quello che lui ha detto molto bene e io dico in modo peggiore, però voglio dire, dobbiamo imporre che le autorità pensino di risolvere il problema del debito sanitario proibendo i prodotti solamente nel distributore automatico. È ora di dire basta a questo falso. E qui io penso che il discorso della comunicazione, dell'impegno delle associazioni, quindi non più la soluzione del singolo operatore, per carità, va bene anche questo, sia necessaria una risposta corale delle associazioni. E tant'è che, e poi ve lo presento, anche Confida ha fatto una scelta in questa direzione con il nuovo direttore, che ha un profilo essenzialmente, diciamo prevalentemente da uomo della comunicazione, esperto di comunicazione. Abbiamo bisogno di comunicare la verità del vending, abbiamo bisogno di rispondere in modo fermo e convincente a quelli che dicono il falso sul vending. Però accanto a questo è importante anche il ruolo della nostra associazione europea. Se Aneda e Confida sono qui, non è perché vogliono fare una loro organizzazione, una loro associazione distinta dagli altri. Questa è la casa aperta, noi ci auguriamo di poter fare questa esperienza anche con i colleghi francesi, con i colleghi tedeschi, per carità. Noi ci allarghiamo, sarà un problema più di lingue e di traduzione, non sarà sufficiente la bella signora e brava signora che ci ha aiutato nella traduzione, perché se è multilingue deve esserci più, diciamo. Però sono investimenti ben fatti questi. Ma allora è importante che la nostra associazione sappia comunicare, sappia rappresentarci nelle sedi importanti. E questo è l'invito che io faccio anche a Xavi che è membro del board di EVA, il rappresentante degli operatori. Ecco, noi veramente confidiamo molto in te perché tu possa trasportare in EVA questo nostro pensiero, che non è solo un pensiero ma è un bisogno, è una necessità che il mondo del vending abbia il suo giusto riconoscimento, abbia il suo giusto posizionamento, abbia le sue giuste verità e abbia, diciamo così, quella visibilità, quell'onorabilità che, voglio dire, ha nei nostri paesi, perché viva Dio, anche il vending contribuisce a creare ricchezza nei nostri paesi e questo ci venga riconosciuto. Ecco, io vorrei concludere questo, ma questi pensieri che non vogliono essere sintesi assolutamente, ma qualcosa che nasce proprio in modo istintivo, vedete, non sto leggendo e quindi è molto con naturalezza, e però come dovere anche Raul, se gradisci dire anche tu una conclusione, a parte poi stasera ci vediamo e con più gioia. Consenti di dire, qualcuno dice, ma poi stasera fate festa e avete parlato di grandi e tanti problemi. Beh, però, ecco, io lo diremo stasera, ma quando ci sono gli amici, gli ospiti, le persone con cui si sta bene, anche chi è in sofferenza ha il piacere di un sorriso, ha il piacere di stare insieme in un certo modo. Quindi non dimentichiamo i nostri problemi, non facciamo finta che non esistano, ma vogliamo stare bene insieme questa sera. Ecco, adesso chiudo veramente tirando.
Ecco, mi chiede prima che Raul, presidente Raul, prenda la parola, se vuoi farti vedere, presentarti, è il nostro direttore di Confida. Se volete fargli un applauso. Bueno, gracias Piero. Compartir un poco también las conclusiones desde mi parte. Tenemos mucho en común, datos estadísticos en común, costumbres en común, pero preocupaciones en común. No podemos seguir permitiendo que criminalicen nuestro canal. Y solo desde la información y el conocimiento podremos intentar cambiar esta situación. Como bien decía Javier en su locución anterior, desde las asociaciones tenemos mucho que hacer. Y es comunicar, ponernos en contacto con las administraciones y hacer entender que este canal es un canal más. Que si hay un problema con un producto, el problema es del producto, no es del canal. Los invito ahora, en la prolongación de este día de hoy, que es el colofón de la cena que tendremos en conjunto, a que intercambiemos nuestra forma de contactar, intercambiemos nuestras tarjetas, los que hemos venido de España con los amigos italianos, para que esto sea un punto de partida para seguir prolongando la comunicación que hoy hemos intentado abrir aquí. Porque al final, esto no es sino la llave. A partir de aquí, somos nosotros los que tenemos que seguir manteniendo vivo este canal. Y como bien decía Piero, hoy somos nosotros, pero tenemos que intentar, por todos nuestros medios, desde aquí, desde nuestras asociaciones, desde nuestra posición en la Asociación Europea, intentar mantener vivo esta iniciativa. Y como a mí me decían muchos compañeros que hoy nos acompañan aquí, es una gran iniciativa. Esto debemos mantenerlo vivo, pero no solo aquí, sino en el resto de Europa. Muchas gracias a todos. Freddo, no. È una nota organizzativa, no, è organizzazione. No, anzitutto, ma poi i ringraziamenti li faremo stasera, però consentitemi anche di anticipare questo ringraziamento a chi ci ha concesso di essere qui, come ha fatto Raul, i nostri sponsor, poi stasera li nomineremo, faremo ecco, e però consentitemi anche di ringraziare le persone che operativamente hanno fatto sì che oggi potessimo essere qui, ci hanno organizzato questo bel evento, noi ci mettiamo i volti, forse voglio dire loro vengono meno nella vetrina, ma sono quelli che fanno andare avanti la nave. Quindi voglio dire, io ringrazio le persone della struttura di Confida, la gerente, Yolanda, Silvia. E li volete nominare tutti, Michele e Patrizia, che è stata a presidiare, l'ho detto per ultima, questa sera diciamo altri nomi, che è stata a presidiare sì dalla una di oggi e fino a adesso per consentirci di fare tutto qua. Quindi siete stati tutti quanti meravigliosi e stupendi, grazie a voi, grazie ancora.